Finalmente possiamo dire che sono cominciate le vacanze, o almeno la prima fase. Dove ci troviamo? Dici? Ah, sigla. Che tenne? Sigla. Siamo arrivati a Roma, prima tappa del nostro viaggio delle vacanze che scoprirete piano 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 piano. Ci siamo fermati a Roma perché ci sono molte cose che dobbiamo fare in questi giorni. Nonno, i fai pazzi. Deve What? farle pazzielle. Non si saprà, non si dice ancora. In ogni caso abbiamo prenotato da booking.com e ci siamo ritrovati Ho un posto che si chiama Romitello. Mezza e Monaca. No, Le Mezzo Monaco. È Monache. una casa per ferie gestita 10 anni Casa fa di dal riposo. suore. Infatti sono qui di La fronte. casa di Sembra riposo. veramente una casa di riposo. Sì. Tra un po' ci Il cacciano. balcone comunica con tutte le altre stanze. I vetri non sono oscurati, non c'è un divisorio. Spartani siamo, Niente. spartani. Hanno detto che sono spartani, hanno detto, secondo me questa. Certe, come, certe eleganze non le vogliono. Secondo me già stanno facendo il ruoto e i rosari I rosari ci stanno riparatori. buttando l'acqua santa fuori alla porta, Che sicuramente. tristezza. Sì, che tristezza. Poco di pazienza. Va bene, dal Romitello È procediamo. tutto. A voi la linea studio. Andiamo al centro, via. Allora, cominciamo a fare un appello al sindaco. Sindaco. Sindaco Raggi. È sporca. Non il sindaco, la città, ma proprio sporca. Napoli anni 80. Giuro, cioè ci sono proprio dei cumuli e una puzza, perché poi queste cose succedono sempre d'estate, quando veramente Ma quello è fatto apposta per mettere in difficoltà il sindaco. è assurdo. Facciamo qualche cosa, perché veramente mi immagino che ci avete già pensato che il problema c'è. Non diamo una bella immagine Non di diamo una bella turisti. immagine, assolutamente, della nostra splendida capitale. La monnezza non c'è, fortunatamente c'è il fascino e la bellezza di Piazza di di Piazza di Spagna e Spagna della scalinata di Trinità Trinità dei dei Monti. Monti. Bellissimo. Chi si La vedete ricorda? in questo albergo quassù? Io ci ho lavorato, è l'Hotel Assler. Io invece volevo dire un'altra cosa. Chi si ricorda lo sceneggiato Piazza di Spagna con Lorella Cuccarini? Era una creatura. Vabbè. E la Piazza di Spagna, che come vedete con tutta la sua splendidezza, splendore, adesso se ci giriamo da quest'altra parte possiamo vedere via Condotti da quella parte. Ti sei Andiamo, messa nella mi sono foto. messo nella foto, scusi. Mi sono messo nella foto. Che scostumatezza. Va bene, procedo. È un po' di spesa Siamo da entrati a spendere i miei Rasaldi. buoni, ha speso lui. Va bene, 7,95 euro per Un affarone. una cosa chicchissima, sì, perché è una polo nera lucida. Acetata. Troppo bella, si mettevano 10 anni fa, 20 anni fa queste Vabbè, cose qua. guardate il Va Vittoriale. bene, ma io lo sto dicendo proprio, troppo bello, Il sì. caos è ancora peggio, andiamo via. Troppo caos. Andiamo, procediamo. E non poteva mancare proprio una tappa romana per eccellenza. L'Irish Pub. L'Irish Pub. A Piazza Venezia ce n'è uno molto. C'è un Accanto a Irish Pub Palazzo che è Grazioli. Accanto, sì, che è molto bello, come potete vedere, di ambiente. E dove abbiamo potuto prendere la Martens e Traditional Irish Food. Continuando il nostro giro dopo il banchetto in Irish che ci siamo fatti, ed eccoci in un altro luogo Guardate meraviglioso, la maestosità storico. del Pantheon, che è ancora più bello con le Non luci è che si vede più di del tanto. crepuscolo. Non vediamo la cupola, c'è anche una luna che esce da lì, là, vedete, è Una luna che fa bellissima. da Caporino. Ah, che bella serata, si comincia a respirare un poco, c'è un poco di acqua. Adesso andiamo verso Piazza Navona. Andiamo via, perché devi dire dove dobbiamo andare? Magari la gente non lo sa. Possibile non conoscere Ci questi siamo luoghi. anche comprati la calamita, che non ci eravamo mai comprati la calamita Certo, romana. ma federisti. Siamo nell'antica gelateria della Palma, dove ci sono 150 100, gusti di più di gelato. 150 gusti Modento. di gelato. 2,80 euro un cono piccolo. Vabbè, Livorno se ne viene 5, no? Guardate la quantità.
e la fila anche. Che ci mangiamo e non si riescono mancare. Io voglio gianduia e croccantina al ragù. Manca la elette. Non so che voglio. Ok, siamo andati sul classico vaniglia e nocciola. Gianduia e croccantina al ragù, sono buonissimi. Buonissimi, davvero buonissimi. Un po' piccolo, ma insomma. Un poco di pazienza. E dalla famosissima fontana dei fiumi con l'obelisco massonico a Piazza Navona. Piazza Navona. Perché gli obelischi massonici? Perché tutti gli obelischi sono massonici. Ma questi vengono dall'antico Egitto. E che mamma mia, ma tu non hai proprio visto anche dei demoni? Ah, c'è stato anche un omicidio qua dentro, ve lo ricordate? Sì, questo è quello sulla sedia a rotelle che non babbo, insomma. Questa è Piazza Navona, bellissima, è una serata bellissima, mi piacerebbe avere quell'attico lì, ma non per viverci, solamente per fare una dependance, insomma, perché qua, vivere qua, troppo macchina. Mamma mia. No, anche no. Quella, laggiù là è anche la casa di ieri, oggi e domani. No, ieri, oggi e domani, sì, sto con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. L'attico in cima lì con le lucine. Va bene, tutto a posto. Prossima tappa. Scopriamolo. Per chi non lo sapesse, l'Italia è una repubblica democratica bicamerale. Bene, detto questo, questo palazzo perfetto. Perfetto. Qualcuno ha provato ad abolirne una, ma non ci sei riuscito. In ogni caso, questo è Palazzo Madama, la sede del Senato. Sede del Senato. Chi può votare per il Senato? Quel più grande di 21 anni. Da 21 in su, 21 compresi. Maggiore o uguale? Le nostre serate romane ci andiamo a imbattere in una piazza con il bel canto. Alza un po', fai la cornice in alto, in alto. Vabbè, tanto Roma è splendida in tutti i punti. E questa c'ha un canto bellissimo. Ci sono anche vari microfoni, quindi magari ci sta anche qualche esecuzione a più voci. Troppa gente, troppo caldo. Però beh. E macello per macello, tanto ormai ci siamo. Sì. Siamo alla mitica. Se vede niente. Fontana di Trevi. Fontana di Trevi. Vogliamo buttare una monetina? Non butta più la monetina. Ah no? Come facciamo? No, si butterà. Sapete che poi c'era l'usanza che le monetine della fontana andassero alla Croce Rossa Italiana come volontà, come donazione. Il comune di Roma ha deciso di non donarle più alla Croce Rossa Italiana, se le tiene tutte per sé per il restauro della fontana. Si vede l'acqua un poco. Vabbè, procediamo. C'è anche un drone che sta facendo le foto. Guarda, da qua si vede meglio, è di lato però si vede. Voglio anch'io il drone. Una volta mi ero comprato più di 300 yogurt, vabbè, in un anno però, perché volevo fare col concorso prendere il drone. Poi non ce l'ho fatta più e abbiamo preso un ippopotamo, vabbè, un po' di pazienza. Che c'è la Sofia del tuo posto. Mi dà un elegante, quanto calma. Piazza Barberini, da quella parte si va verso via Vittorio Veneto. Noi questa sera chiudiamo il nostro video. Ce ne torniamo in mezzo alla monnezza. Enjoy your rest. Sì, esattamente. Ah, come si chiama la strada? Via di Torri in Pietra. Torri in Pietra, dove abbiamo. Dalle suore andiamo. Dalle suore, dove c'è la nostra macchina. Perché abbiamo dovuto prendere questo albergo? Perché c'aveva il parcheggio privato ed era non in zona ZTL. Insomma, tutto perché Rosario Sport, colpa sua. Se siamo in Culonia, in mezzo, in mezzo alle capre di pezza. A fare le stronzate? Signori e signori, diciamo una sola buonanotte. Parola. Sigla. Ciao. Cambio di programma. A Piazza Barberini la metro era chiusa. E allora siamo dovuti tornare a Piazza di Spagna, ma non abbiamo fatto Piazza di Spagna, abbiamo fatto Trinità dei Monti. Piazza di Spagna è giù, però noi approfittiamo per farvi vedere di là. Vabbè, al balconale mi fai la spina dall'alto. E non so se quella. Che cos'è? Potrebbe essere Piazza del Popolo, forse dico una stupidaggine. Dietro, non so se si vede, se la seconda cupola, cioè quella lì, è il cupolone di San Pietro. Non si vede? Non si vede. Non si vede. Come non si vede? Facciamo vedere. Vabbè, un pochino
questa è Piazza di Spagna, noi scendiamo alla metro e se anche questa volta è chiusa ci dobbiamo solo impiccare, questo è vero, quando è vero, è la prima volta che piglio un taxi a Roma, che non ce la faccio più, basta, fine della sigla. Va bene, era chiusa anche l'ingresso di Trinità dei Monti, stiamo facendo la scalinata, riusciremo a tornare a casa. C'è una donna sotto le stelle. Ma con la donna sotto le stelle. Te la ricordi le sfilate di moda, la settimana della moda italiana? Non le ho mai viste. Come ne importava a me della sfilata di moda di donna sotto le stelle? Se avessero fatto uomo sotto le stelle, forse me lo sarei visto. Ma dovevano essere... Lasciamo perdere, divento volgare. Ciao.